i recenti avvenimenti, più che altro della capigruppo di ieri, in cui appunto era presente il presidente della commissione speciale di controllo sulle partecipate di Filippo, che appunto sostituiva il nostro capogruppo, e appunto durante la conferenza dei presidenti di ieri è stato chiesto di inserire all'ordine del giorno del consiglio di domani, che sarà appunto domani mattina, una relazione, diciamo, che non è una relazione conclusiva dei lavori della commissione che stanno andando avanti sulla partecipata ARAL da circa 8 mesi, ma su un fatto specifico che appunto ha incontrato la commissione durante i suoi lavori. E di fatto sono arrivati alla produzione di questo documento conclusivo su un fatto specifico che riguarda ARAL e la, diciamo, la cava di proprietà Bolle SRL, quella che appunto viene comunemente indicata come cioè località Guarasca, per intenderci. Dopo un acceso dibattito all'interno della capigruppo, neanche si è deciso, perché di fatto su nostra richiesta di mettere ai voti l'inserimento all'ordine del giorno di questa relazione della commissione non si è arrivato arrivati a una votazione, ma di fatto appunto si è impedito proprio di arrivare a una votazione che permettesse appunto l'inserimento di questa relazione alla discussione del Consiglio di domani. E come pretesto, diciamo, è stato preso quello dell'articolo 66 citato in una risposta al Presidente della Commissione da parte del Presidente del Consiglio Comunale Mazzoni, in cui si chiedeva, almeno lui voleva tutelarsi chiedendo un parere legale al segretario generale, facente funzione, perché appunto siamo orfani del segretario. E la cosa strana è che appunto più di un mese e mezzo fa il Presidente e la Commissione tutta aveva già chiesto per 3 volte un parere legale, prima all'Avvocatura ed è stato rifiutato una prima volta, poi si è passati a chiederlo direttamente al Sindaco, il quale anche lei ha rifiutato questo parere. Appunto si è rifiutata di richiedere all'Avvocatura un parere legale su questa relazione, ed è stato rifiutato anche la richiesta di un parere esterno, perché l'Avvocatura, è stato detto in base ai regolamenti, lavora solo ed esclusivamente per il Sindaco e la Giunta e quindi non per le commissioni, cosa alquanto strana anche questa secondo noi. E di fatto niente, agito secondo il regolamento, questo ci teniamo a dirlo il Presidente, quindi non possiamo dire nulla riguardo a questo. Tuttavia pensiamo che visto l'argomento molto importante e anche la contiguità con la Commissione Territorio, che sta valutando di approvare una variante parziale al piano regolatore in cui rientrava anche tutto questo argomento della cava bolla e discarica ARAL, e quindi sarebbe stato molto utile inserirlo nel consiglio di domani, proprio per portarlo a conoscenza di tutta la cittadinanza. Adesso magari lascio un attimo la parola al Presidente, che spiegherà meglio. Allora, veniamo un attimino, facciamo un po' di cronistoria della situazione, perché mi sembra opportuno che facciamo un po'. Allora, io come Presidente della Commissione, non più tardi di 8 giorni fa, è stata approvata all'unanimità, sottolineo, all'unanimità, da tutti i componenti della mia IA, della commissione di cui io presiedo, una relazione su un fatto specifico. In questo caso era sull'acquisto dei terreni per trasformarla in una discarica per inerti e poi dopo assimilabili. Notoriamente sappiamo già a che cosa ci riferiamo, sappiamo già, insomma, le note vicende che si sono sviluppate in questi giorni, come anche fughe di notizie, probabilmente, non so da che fonte, non mi interessa, però noi siamo un movimento di trasparenza. E siccome 8 giorni fa non era stato neanche fatto l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ci sono degli articoli del regolamento comunale che impone a una relazione del genere
di presentarla al primo consiglio comunale utile, che sarebbe stato quello di domani. Quindi a questo punto, cioè, mi sembrava logico, per una questione di trasparenza, per dare dell'informativa al consiglio comunale, che è l'organo supremo a mio avviso della città. Si è parlato tanto, ci sono stati delle chiacchiere. Qual era la migliore occasione di avere una commissione che ha lavorato ad hoc su tutto questo? Mi sembrava una cosa, diciamo, opportuna per avere un chiarimento. Ovviamente io comunico adesso che questa mattina la commissione mi è andata deserta, cioè non c'è stato un numero legale. Allora io mi sono preso la responsabilità dovuta della mia commissione di controllo, perché qui quando si vuole di indagine, quando non si vuole di controllo, quando si vuole la chiamano diversamente, non è un problema comunque. Io sono stato a quello che mi dice il regolamento, è mancato il numero legale. Mancando il numero legale io non ho fatto nient'altro che, perché la commissione aveva condiviso sia la relazione e aveva condiviso nelle intenzioni di mandare un esposto a quattro organi ben precisi, distinti tra di loro, che era la Procura della Corte dei Conti, la Procura della Repubblica di Alessandria, il Comando dei Carabinieri del Nord e la Salvaguardia dell'Ambiente e al Comando della Guardia di Finanza, per rendere edotti su ciò che noi come commissione ci è sembrato che non fosse in riga o in linea con il normale svolgimento di vari contratti o di varie procedure. Tanto è vero, ci sono stati dei pronunciamenti settimana passata di esponenti politici che hanno addirittura richiesto rimborsi da parte di dirigenti della partecipata per insomma sovvertire questa mancanza di 524.000 euro, che è un ammanco che è venuto a fare per il comune di Alessandria. Allora, noi nell'esaminare i contratti specifico, non erano contratti, sono contratti, ma erano preliminari di contratti che presupponevano l'acquisto di un terreno specifico, che sono tre contratti che sono stati fatti scadere il preliminare senza fare i logici, scadere il secondo senza fare i logici, terzo senza fare i logici, e in ogni passaggio di questi preliminari di contratti c'erano delle clausole che andavano a salvaguardare il venditore e non la partecipata in quanto proprietà dei cittadini. Cito due cose che lo stesso sindaco di Alessandria ha citato nel suo 2-3 consigli fa, ha letto in consiglio comunale, se ve lo ricordate, in una relazione che il ragioniere capo Zaccone aveva inviato all'8 di marzo, se non mi sbaglio, alla procura della Corte dei Conti, perché c'era qualcosa che non andava. Probabilmente la commissione era già operativa. E cosa è successo? È successo che c'erano delle clausole strane. Io ovviamente come presidente di commissione ho fatto una cosa semplicissima, ho chiesto, sollecitato dai componenti della commissione. Quindi io, anzi, qui voglio ringraziare i componenti della commissione, perché ringrazio sia chi ha collaborato e sia chi non ha ostacolato. Questo voglio un attimino sottolinearlo, che sono due cose ben differenti, perché c'è stato chi ha collaborato e chi non ha ostacolato questo percorso. È successo che abbiamo chiesto, appunto sollecitato da tutti i componenti, abbiamo chiesto un parere legale su questi contratti. La prima stesura ci è stata risposta dall'avvocatura, dall'ufficio dell'avvocatura del comune di Alessandria, che non era possibile dare un parere legale ai consiglieri, il che io ho fatto in base all'articolo 4 dello statuto dell'avvocatura, una cosa del genere. Io ho fatto presente che in quel caso probabilmente non era un consigliere, ma era un presidente di una commissione di controllo
di controllo, cioè specifico di controllo, perché se una commissione deve fare un controllo, penso che debba avere anche gli strumenti idonei per cercare di farlo. La logica mi dice questa. L'ufficio dell'avvocatura ha specificato che se eventualmente il sindaco gli avesse dato l'autorizzazione, lei non aveva problemi a farlo. Di conseguenza, tutta la commissione ha fatto richiesta al sindaco di Alessandria per avere questo parere legale, il che è stato negato. E questo è dichiarato, per esempio, in un verbale della commissione in cui ho audito il sindaco di Alessandria. Quindi, non contento, alla seconda volta che mi è stato negato, sempre in concerto con la commissione, cioè quindi non è stata un'iniziativa mia personale, in concerto con la commissione abbiamo deciso addirittura di chiedere l'autorizzazione al sindaco di avere un parere legale esterno. E lì ci potrebbe stare, c'è stato negato perché ha un costo e poi perché le notizie non devono uscire. Quindi io ho cercato in tutti i modi di avere, insomma, un parere legale sulla legittimità di questi atti. Non so se mi sono spiegato oppure... Allora, a questo punto io, passati i tempi previsti, la legge impone, perché io quando cominciai questo controllo ebbi un incontro con il Procuratore della Repubblica e mi sollecitò a segnalare eventuali anomalie che, secondo me, io non sono un legale, io faccio tutt'altro, quindi mi volevo avvalere del servizio del Comune per dare un responso, diciamo, un po' più preciso e puntuale, e non è stato possibile. A questo punto io questa mattina mi è dispiaciuto perché la commissione è andata deserta, però io mi sono presa la responsabilità perché non posso tenere degli atti che oltretutto è stato trasmesso già una settimana fa, 8 giorni fa, al Comune di Alessandria, dove si ipotizzavano che c'erano delle cose non chiare, insomma. Poi del tipo? Cose non chiare, abbiamo già detto, tra gli anticipi che sono stati dati, prolungamenti di contratti e compagnia cantata. Io non vorrei entrare nel merito specifico perché adesso appunto abbiamo una magistratura di mezzo, a questo punto abbiamo un percorso probabilmente che poi si aprirà. Un esposto. Poi presentate gli esposti. Sì. Okay. Sì, io ho presentato l'esposto proprio perché a questi quattro enti differenti tra loro. Non mi sentivo di tenere ancora ferma questa situazione così che ballava un po' tra una cosa e l'altra. Oltre più, per questo come movimento purtroppo non posso non dirlo, io circa 15 giorni fa, alla luce di certe notizie di stampa che erano avvenute, ho presentato una mozione, questo come consigliere e non come presidente di commissione. Come consigliere ho presentato una mozione di sfiducia per il consiglio di amministrazione di Aral e il suo direttore. Casualmente, stranamente, 2 giorni dopo è stato rinnovato il contratto del direttore della partecipata in questione per un valore di 254.000 euro, ma questo non sta a me certamente giudicare se è poco, tanto, quello che sia, e ci sarà qualcuno che probabilmente lo farà. Cosa vuol dire tutto questo? Cosa vuol dire tutto questo? Avrà un significato? 2 giorni dopo, giorno la mozione di sfiducia, 2 giorni dopo il rinnovo di contratto. Tengo a precisare che alla fine di giugno, a metà giugno, scade il consiglio di amministrazione di Aral. Quindi questo cosa comporterà? Comporterà che scadrà il consiglio di amministrazione di Aral, ma il direttore è inamovibile perché ha un contratto ancora triennale. E questo è quanto, diciamo, è avvenuto. Poi, con rammarico, devo dire una cosa. Io, come diceva Andrea prima, certamente il Presidente del Consiglio ha agito secondo il regolamento, però per una questione di trasparenza nulla doveva vietare di portare questa relazione in Consiglio Comunale e renderla edotta ai consiglieri. Allora io, insomma, mi chiedo, ma il mio operato
in questa situazione e nella situazione precedente, perché io ricordo che questa commissione ha già trattato la partecipata AMAG con dei grossi apprezzamenti da vari enti sulla relazione e sui contenuti che sono venuti fuori. E allora mi chiedo, ma il Presidente del Consiglio ha voluto tutelare chi? Lui, non portandola all'ordine del giorno? È una domanda, io non lo so, mi chiedo soltanto cosa può essere avvenuto. La prima cosa che deve essere fatto in questi casi, a mio avviso, è rendere pubblica all'opinione pubblica, ai consiglieri, quello che è successo. E quale migliore sistema era quello di leggere una relazione su un fatto specifico presentata 8 giorni prima, e dove il regolamento del Consiglio Comunale impone che al primo consiglio utile bisognava discuterla. Io cosa posso dire? Io come Presidente della Commissione di Controllo con rammarico rimetto il mandato nelle mani del Consiglio Comunale e chiedo un voto di fiducia sul mio operato, perché mi sembra opportuno che il lavoro fatto da tutta la Commissione e dal sottoscritto che fa parte comunque della Commissione abbia un certo valore e non portato così dileggiato come sembra un parere legale dall'ufficio interno era legittimo, era il minimo che bisognava fare, anche perché sono fatti probabilmente non inerenti a questa amministrazione. E, caso strano, io ieri appunto sostituivo il mio capogruppo all'interno della commissione capogruppo, l'unico che ha dato ragione probabilmente legittimamente al Presidente del Consiglio è stato il Presidente Fabio, di non mettere ai voti la mia proposta di portare all'interno del Consiglio Comunale questa discussione. E ritengo che nell'articolato che poi si andrà a vedere si poteva anche mettere, quindi era una decisione da prendere in concerto con la Commissione dei Capigruppo.